Il fragile equilibrio tra Europa e Islam è il tema del dibattito di questa sera con Cesare De Michelis e Angelo Panebianco. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi. Siete in tanti e questo ci ha indotto a iniziare quasi puntuali. E il nostro programma è di terminare entro le ore 20. Io sono Luigi Vicinanza, giornalista, e ho il compito di condurre questo incontro. Il fragile equilibrio dunque tra l'Europa e l'Islam. E se mi permettete una citazione dall'Espresso, il settimanale che ho diretto fino alla fine di luglio, il grande disordine che contraddistingue questa nostra fase storica, che è un disordine che riguarda la politica, che riguarda i rapporti internazionali, che riguarda l'economia. La mia generazione, la generazione di tanti che sono presenti qui questa sera in sala, è cresciuta negli ultimi 70 anni in Europa, o perlomeno quella parte dell'Europa che si trovava al di là della cortina di ferro tra Stettino in Polonia e Trieste, qui a pochi chilometri da noi, è cresciuta in questa parte dell'Europa nella pace e nella convinzione che questa pace fosse una conquista duratura, così come una conquista duratura la democrazia e le sue forme di rappresentanza. Invece tutto è iniziato, come piace a noi giornalisti specificare, tutto è iniziato esattamente 15 anni fa. Era anche in quell'occasione un fine settimana, l'11 settembre. L'attentato alle Torri Gemelle e gli altri attentati che subì l'America da parte di terroristi islamici e l'inizio del secolo è nel segno della violenza e del terrorismo e della interruzione di quella pace che ci aveva accompagnato e che la caduta del muro di Berlino nell'89, la dissoluzione dei paesi comunisti negli anni 90 ci faceva presagire. 3 anni dopo l'Europa subisce il primo attacco a Madrid, alla metropolitana. L'Europa non percepisce immediatamente che anche lei ha perso la sua condizione di inviolabilità, per arrivare poi al tragico 2015 e ancora più tragico 2016. Nel 2015 l'anno inizia con la strage al settimanale francese Charlie Hebdo, culmina con l'attentato al Bataclan, ai luoghi della nostra convivenza civile, lo stadio, il bar, il luogo dove si tiene il concerto e poi ancora tutti gli eventi che hanno caratterizzato nel sangue questo nostro 2016 fino all'attentato in Normandia a fine luglio con un gruppo di terroristi islamici che per la prima volta violano una chiesa cristiana e all'interno della chiesa cristiana ammazzano, sgozzano il sacerdote. Tutto questo l'Europa l'ha guardato con grande difficoltà di comprensione e di analisi. È come se l'Europa in tutti questi anni, pur avendo profonde radici cristiane, le avesse smarrite, non più in grado di identificare se stessa con la sua storia millenaria. E innanzitutto l'Europa laicizzata, come se avesse eliminato la presenza della religione come soggetto dell'azione degli esseri umani, mentre invece le religioni hanno fatto una irruzione pesante, prepotente e violenta per quanto riguarda l'Islam nella nostra vita quotidiana. E allora, ancora un anno e mezzo fa, dopo i fatti di Charlie Hebdo, tutti quanti noi ci sentivamo Charlie Hebdo. Ricorderete la grande manifestazione qualche giorno dopo con tantissimi capi di Stato e capi di governo. Tutti
a considerarsi vicini a quei vignettisti, forse perché erano qualcosa di altro da noi, dalla gente normale, erano vignettisti, facevano vignette anche iconoclaste e in alcuni casi neanche troppo divertenti, però la solidarietà in quel momento scattò. Dal Bataclan in poi invece non ci sono state più manifestazioni di piazza, non ci sono state più raduni popolari. Se vogliamo, l'unica grande manifestazione di piazza dopo il Bataclan, che avvenne a novembre, c'è stata a Piazza San Pietro con Papa Francesco, che inaugura in Italia l'anno santo. I 50.000 radunati a Piazza San Pietro sono stata l'unica manifestazione di massa dopo il trauma di quella strage. E allora io voglio domandare al professor Cesare De Michelis se l'essere tutti quanti Charlie Hebdo è stato un momento di ipocrisia della cultura occidentale e se noi occidentali siamo preparati e strutturati per affrontare il tema delle religioni come soggetti politici. Beh, è evidente che non siamo preparati. Siamo le cosiddette radici cristiane dell'Europa sono state pochi anni fa oggetto di uno, sembrava una rivolta della gran parte dell'intelligenza italiana, che diceva che non avevamo radici cristiane, al massimo avevamo delle radici illuministe, tolleranti. Allora il problema che ci troviamo noi di fronte oggi, a me pare di una semplicità assoluta e di una irrisolubilità altrettanto radicale. Semplice perché questo mondo occidentale, questo mondo cristiano, questo mondo europeo, questo mondo che è il mondo della civiltà dell'umanesimo, della civiltà, di una civiltà del dialogo, ben prima che della tolleranza illuminista, questo mondo si trova di fronte, come in parte è avvenuto anche nei secoli passati, un avversario ostile e con cui è difficilissimo perfino stabilire delle regole del gioco. Anzi, il terrorismo ha la forza spiazzante di cancellare ogni regola tu abbia stabilito in qualsiasi momento della storia. Allora il problema è che è evidente che accettare la logica che sembra la spinta più forte che agisce sulla popolazione, quella, siamo in guerra. In guerra contro chi? In guerra perché? Cioè non siamo in guerra, nessuno di noi si sente in guerra. E sappiamo benissimo, per esperienza culturale e politica, che tutte le guerre, anche quelle con l'Oriente, noi veneziani lo sappiamo bene perché abbiamo battuto i turchi a Lepanto e mezz'ora dopo eravamo a Costantinopoli a trattare la pace. Cioè, non, le guerre sono delle cose terribili, uscirne vincitori è quasi peggio che uscirne sconfitti, noi lo sappiamo abbastanza bene, la furbizia di essere sconfitti ha un che di... Allora, il vero nodo è che l'unica soluzione è la trattativa. Non, su questo lo sappiamo tutti. E tuttavia, per trattare bisogna essere in due. Cioè, una trattativa con se stessi allo specchio è poco proficua. Noi dobbiamo perseguire la trattativa e dovremmo avere la forza politica, culturale e morale di costringere gli altri a trattare. Non c'è alternativa, o li costringiamo a trattare o vivremo nell'incertezza, nella fragilità e nella disperazione, prima o poi anche. Allora il problema è che noi dobbiamo agire dentro lo schieramento avversario, diciamo così, cercando qualcuno che tratti. Questo è il vero problema. E qualcuno che tratti lo si trova sempre, sarà un po' imbroglione, non sarà affidabilissimo, rappresenterà forse solo se stesso, ma qualcuno che tratti bisogna trovarlo. E bisogna trovarlo con la lealtà di una trattativa vera, perché
se questo desse qualche risultato, aumenterebbe la capacità attrattiva che, che il dialogo acquisterebbe rispetto a, anche a coloro che gli sono contrari. Questo è molto difficile perché la trattativa con un nemico pericolosamente ostile e sfuggente convince poco. E quindi ascoltiamo tutti i giorni andiamo allo scontro. Io credo che sia poco utile spingere l'Occidente a, come dire, si possono fare dei gesti esemplari, questo lo sappiamo tutti, alcuni ne abbiamo anche fatti, non hanno dato dei risultati così clamorosamente positivi né in Libia né in Iraq né in Afghanistan. E tuttavia, ecco, bisognerebbe che fossero dei blitz, cioè una delle cose più sciocche è farsi trascinare in una guerra in cui vince sempre il più forte, perché più vincerai e più diventerà difficile uscirne. Quindi io vorrei ricordare a noi veneziani che quando vincemmo a Lepanto il governo dei veneziani corse dai turchi e disse: vi regaliamo Cipro. Ma non ve l'abbiamo neanche chiesta, e noi ve la regaliamo perché avete perso delle navi, abbiamo fatto dei danni, dobbiamo ricominciare pensando che non cediamo, dobbiamo trovare un terreno in cui ci convinciamo che abbiamo voglia di fare un pezzo di strada assieme. Ecco, questo è quello che dovremmo fare anche noi. Siamo in guerra, lo ha detto Hollande, sia dopo il Bataclan, e lo ha ripetuto più volte nel corso di questo 2016, di questo tragico 2016 che ha coinvolto anche il Belgio. Papa Francesco già da 2 anni ha coniato una definizione, ha parlato di terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Il punto però è questo, cioè contro chi siamo in guerra e, per stare al ragionamento del professor De Michelis, dobbiamo trattare, ma trattare con chi? Dopo Lepanto si trattava con una entità statuale, qui abbiamo di fronte... Le faccio notare però che in questi ultimi tempi abbiamo trattato con l'Iran e se abbiamo fatto dei passi avanti che 2 anni fa ne sanno così. Quindi non è vero che la trattativa è destinata alla sconfitta. Certo, anche l'Iran comunque è un'entità statuale. Nel caso del cosiddetto, dell'autoproclamato califfato, abbiamo una entità molto vaga che utilizza il terrorismo come guerra asimmetrica. Mi fa piacere sentire l'opinione del professor Panebianco. Sì, dunque, è vero che noi abbiamo trattato con l'Iran. L'Iran però è una potenza sciita e questo ha antagonizzato ulteriormente alcune potenze sunnite che si sentono minacciate dall'Iran. Perché dico questo? Perché gran parte del nostro problema con certi settori, certi segmenti della comunità islamica dipenderanno in realtà, buona parte di quello che accadrà nel nostro rapporto con le comunità islamiche dipenderà da quello che accadrà nel Grande Medio Oriente. Per Grande Medio Oriente si intende l'area islamica che va dal Medio Oriente propriamente detto fino all'Afghanistan, il Pakistan, gli stati caucasici e poi si inoltra nell'Africa subsahariana, quindi il Mali, e arriva fino a quel grande stato fallito che è la Nigeria. Molto di quello che accadrà là avrà delle fortissime ripercussioni su di noi. Come è inevitabile, molte persone attribuiscono poca importanza alle cose che non conoscono e troppe persone più del dovuto non conoscono bene la storia e quindi non sanno che molte delle tensioni di oggi non sono nuove, sono antiche, perché un rapporto conflittuale tra due civiltà entrambe molto forti e con forte identità dura da un millennio. È vero che ci sono state anche fasi di pacifica convivenza,
ma in genere questo è avvenuto perché una delle due civiltà sopravanzava l'altra e quindi era in grado di stabilire delle gerarchie e imporre un ordine sociale. I veneziani vanno a trattare con la Sublime Porta anche perché c'è il business, ci sono grossi affari in ballo e non possono permettersi un conflitto prolungato e troppo duro con l'impero ottomano. Qual è la vera novità? Non tanto la tensione, la vera novità è un'altra. La vera novità è che solo da pochi decenni l'Islam è di nuovo presente in modo significativo in Europa, sostanzialmente dal 1609. Nel 1609 il re di Spagna, Filippo III, caccia i Moriscos. I Moriscos erano dei musulmani che erano stati costretti a convertirsi a forza al cristianesimo ed erano gli eredi di quei regni musulmani che c'erano in Spagna, che vengono sconfitti con la Reconquista spagnola. Nel 1609 300.000 persone, si dice più o meno, che per l'epoca è un gran numero, vengono cacciate dalla Spagna e andranno prevalentemente nei territori dell'impero ottomano. Da allora e fino a pochi decenni fa la presenza islamica in Europa è bassissima, quindi questa è la vera grande novità, ma per il resto la presenza di forti tensioni tra civiltà entrambe forti e quindi con una forte identità non è una novità. Molto di quello che accadrà secondo me dipenderà da quanto avverrà nel grande Medio Oriente. Prendiamo il caso dello Stato Islamico. Che cos'è lo Stato Islamico? Lo Stato Islamico è il frutto del crollo dei confini che gli inglesi e i francesi avevano stabilito nel 1916. In quel momento francesi e inglesi dividono la penisola arabica e fanno nascere una serie di stati artificiali. La nascita dello Stato Islamico è semplicemente il fatto che quegli stati, la Siria, l'Iraq, eccetera, arrivano al capolinea, crollano. Il futuro del Medio Oriente comunque non vedrà più un Iraq e una Siria, sicuramente. E allora, quando il giorno, io non credo prima di parecchi anni, ma insomma il giorno in cui si arriverà finalmente a una conferenza di pace per il Medio Oriente, si arriverà a stabilire probabilmente delle nuove statualità, che saranno essenzialmente statualità monoetniche o monoreligiose, quindi lo Stato curdo, uno Stato sciita, uno Stato curdo all'interno dello stesso Islam, sì, ovviamente. Uno Stato curdo, turchi permettendo, perché il vero grande problema nel rapporto con la Turchia è legato precisamente alla questione curda. Ai turchi interessa molto più colpire i curdi che non lo Stato Islamico, che peraltro hanno aiutato in mille modi. Perché dico questo? Perché solo quando si arriverà a una stabilizzazione politica nel grande Medio Oriente, quindi la Libia, che nonostante gli sforzi italiani probabilmente andrà verso una divisione tra Cirenaica e Tripolitania, e in altre zone, quando si arriverà a una stabilizzazione politica in quelle zone, allora anche il rapporto con l'Islam europeo, diciamo così, diventerà più semplice, penso, per gli europei. Ma fin quando quell'area resta un'area di altissima instabilità politica, questo avrà inevitabilmente dei riflessi negativi da tanti punti di vista su di noi. Professore, lei diceva si potrà arrivare probabilmente a degli stati monoetnici e monoreligiosi. Eppure l'Ottocento, con i grandi imperi, è stato invece il secolo della convivenza di grandi religioni. Pensiamo innanzitutto all'impero austro-ungarico, innanzitutto, e etniche e religiose. Lo stesso impero ottomano in qualche modo tollerava le altre religioni. No. Dal Novecento in poi invece arriviamo alle pulizie etniche che trovano il loro culmine appena poco più di 25 anni fa, nella vicina, a noi vicina ex Jugoslavia. Sì, perché si afferma il nazionalismo, cioè si afferma l'idea che chi governa deve essere uguale a te, cioè negli imperi precedenti
questo principio non si era affermato, no? Quindi chi governava, se governava bene, poteva anche essere diverso da me e a me andava bene lo stesso, purché da un certo momento in avanti si afferma l'idea che lui deve essere uguale a me, cioè deve appartenere alla stessa etnia, alla stessa religione, eccetera, eccetera. Da quel momento gli imperi saltano, perché gli imperi si reggono precisamente sulla pluralità di religioni, di etnie e così via. Cioè negli imperi non conta qual è l'etnia o la religione di chi governa, purché naturalmente sia tollerante nei miei confronti e così via. Da un certo momento in avanti questo non è possibile, infatti gli imperi saltano tutti, saltano come birilli, perché a quel punto si afferma un nazionalismo turco e non casualmente c'è poi la strage degli armeni, che erano stati invece ampiamente tollerati per secoli nell'impero ottomano. Il primo genocidio della storia dell'umanità, come ancora Papa Francesco ha ricordato recentemente. Sì, e quindi a quello è molto difficile tornare, ecco perché penso e anche credo che molte cancellerie ormai si orientino in quella direzione, che in Medio Oriente, ed è la cosa opposta all'impero, no? Devi andare verso degli stati monoconfessionali, cioè l'Iraq era con Saddam Hussein un gruppo di minoranza che dominava e sottometteva una maggioranza, gli sciiti erano maggioranza ed erano dominati dai sunniti. E perché? Perché quello Stato era stato disegnato a tavolino dalle potenze coloniali, sostanzialmente, no? Churchill ci mise lo zampino in quella vicenda. Quella cosa lì non regge più, no. E quindi bisogna per forza immaginare soluzioni di tipo monoconfessionale, fondamentalmente, con la grandissima difficoltà che c'è nel farle, perché basta pensare appunto alla questione curda, sappiamo che c'è una ostilità fortissima della Turchia a farlo. Ma tutto questo, non per spostare l'argomento, ma semplicemente per dire che la riduzione del disordine e anche un migliore rapporto tra noi e una parte perché poi c'è una parte della comunità musulmana ovviamente che sono perfettamente integrate, però c'è anche una parte che invece è ostile all'Occidente, comunque non dico necessariamente terrorista, quella è una frangia estrema, ma c'è una parte che è comunque ostile. Il rapporto con questa parte può migliorare solo se in quelle aree ci saranno dei cambiamenti positivi, però purtroppo, e anch'io su questo sono abbastanza pessimista, i cambiamenti positivi avverranno sicuramente prima o poi, ma più poi che prima, cioè occorrerà molto tempo e molte tragedie prima che si arrivi, secondo me, a una stabilizzazione dell'area. Tenete però anche conto di una cosa che bisogna sempre dire quando si parla del disordine. Noi siamo, ovviamente, perché siamo in Europa e quindi la nostra attenzione è tutta spasmodicamente tesa verso il Medio Oriente e quello che succede lì, però uno dei posti più pericolosi del mondo non è quello, è dall'altra parte del mondo, è nel Mar della Cina. Lì ci sono i pericoli più grossi. Non so se avete visto, la Corea sta diventando una potenza nucleare, la Corea non è controllabile bene nemmeno dai cinesi, no? E la Cina stessa è in competizione, in conflitto con molti stati, tutti alleati degli Stati Uniti, per territori ricchi di... Quindi noi facciamo bene, naturalmente, perché siamo qui, a stare attenti e pensare che la parte più pericolosa del mondo sia quella vicino a noi, ma non è necessariamente così. Però, professor De Michelis, nel quadro del grande disordine appare anche una fragilità dell'Europa e delle sue istituzioni democratiche. E paradossalmente questa fragilità viene messa in discussione dal più democratico degli strumenti che l'Occidente ha creato, il voto popolare. Faccio l'esempio della Gran Bretagna. Il voto popolare, il referendum popolare, ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Europa con la cosiddetta Brexit. In Francia
si prevede che alle prossime elezioni presidenziali dell'anno prossimo sicuramente Marine Le Pen, che è a capo di un partito xenofobo e neofascista, perlomeno arriva al ballottaggio. In Germania, nel pur piccolo Mecklenburg-Pomerania, c'è stata una incredibile affermazione di un partito neonazista. Nella Spagna a noi vicina sono mesi dopo le seconde elezioni che non si riesce a varare un governo. La Grecia l'anno scorso è stata massacrata dal rigore europeo. Cioè, e persino negli Stati Uniti, l'ipotesi che Trump possa in qualche modo gareggiare e forse persino vincere, se sembrava un'ipotesi irreale un anno fa, adesso assume la sua concretezza. Beh, no, non c'è dubbio che l'essere sotto schiaffo dell'Europa rende fragili tutti i progetti che la cultura politica europea aveva proclamato sufficienti alla tutela della nostra identità, della nostra libertà, della nostra indipendenza, della nostra autonomia. Questo non è vero. Questi progetti sono stati propagandati, affermati e poi alla prova dei fatti hanno manifestato una loro intrinseca fragilità. E queste fragilità, tra le molte risposte che in tutti i paesi ci sono anche delle risposte, diciamo, si possono definire in vario modo, populiste, di destra, non lo so, poi un po' xenofobe, anche su queste cose qui, perfino dei valori che sembravano facili da affermare, alla prova dei fatti il numero delle persone che comincia a diffidare sul concetto di apertura si infiltra anche tra quelli che dovevano essere a prova di bomba, secondo le divisioni ideologiche. Allora io credo che il problema è un altro, per questo bisogna, ritorno, il problema non è che dobbiamo difendere la nostra tradizione politica con tutte le sconfitte che abbiamo accumulato, perché non è che negli ultimi 40 anni questo modello dell'organizzazione bipolare, liberale o socialista ha dato prove eccellenti di sé negli Stati europei, ne ha date modeste. E allora probabilmente essa risponde assai meno alle domande che questa società globalizzata impone ai governanti. Quindi io credo che il problema è ancora una volta rimettersi a dialogare. Noi siamo venuti fuori da una cultura politica in cui tendiamo a lanciare anatemi contro l'avversario, con cui non si può parlare. L'altro giorno c'era uno di questi soloni della politica italiana che ha detto: ah, ma se vince il sì io vado via dall'Italia, a dire che l'avrei esportato volentieri prima, ecco. Lo dico perché il problema è che perfino nelle piccole cose abbiamo perso l'abitudine al confronto. Il fatto che quando si trattano le riforme costituzionali, se un presidente del Consiglio va a parlare col capo della minoranza è nella migliore delle ipotesi un inciuccio. Ma è come un inciuccio, la politica è questo, è parlare con quelli che non sono d'accordo totalmente con te e trovare sulla base delle forze in campo, sulla base delle risorse disponibili, un accordo in cui una maggioranza e se fosse possibile una larga maggioranza si accorda su una soluzione condivisa. Quell'idea non è un bastone che impone al 49% con la forza il primato della maggioranza. Allora, questo dobbiamo smetterla. Io devo dire, aggiungerei in questo senso, che pensare che tocca agli arabi risolvere i nostri problemi, come forzando un po' il pensiero del professor Panebianco, si poteva leggere una sua battuta. E poi dicono che sono i giornalisti che esagerano. Io lo faccio solo per cercare di spiegare. Certo, credo scherzo.
che noi dobbiamo risolverlo qui, dialogando, sono sempre di più i musulmani da queste parti, dobbiamo imparare a dialogare e dobbiamo imparare a dialogare costruendo soluzioni accettabili per loro e per noi. Questo è, ci vuole fantasia, bisogna rompere tabù, bisogna rimettersi a rileggere le cose, a studiarle. Queste reazioni emotive che vedo a destra, tantissime, ma non solo a destra, di dire ah questo non lo accetto, come non lo accetti? Calma, prima ascolti, poi ti confronti, nessuno ha una posizione di forza tale da poter dire le condizioni le ho detto io. Quindi bisogna assolutamente, e credo che anche l'evoluzione del mondo arabo, qualunque soluzione statuale sarà capace di scegliere nell'arco dei prossimi decenni, sarà diversa se il dialogo lì dove musulmani e cristiani o anche laici senza Dio si metteranno attorno al tavolo e troveranno delle forme di convivenza. Questo Burkina no, Burkina... Un momento! Credo che bisogna smetterla di dire sì o no in fretta. Pensare tre volte prima di parlare. Perché questo è l'elemento fondamentale. Rompere negli altri e in se stessi l'idea del muro contro muro, questo metodo che sembrava la difesa dell'identità, la difesa della civiltà. Ecco, è un metodo, credo che ormai stiamo capendolo abbastanza bene, che non paga. Non paga, anzi, lascia spazi crescenti alle forme più radicali e più eversive e più violente di un'affermazione di identità avverse. Bisogna che riusciamo a sfumarle, a mettere in moto dei processi di integrazione. È complesso, ma uno dei grandi meriti della civiltà europea nell'arco degli ultimi 2000 anni è che ha messo sempre in moto processi di integrazione. Se non siamo più capaci, sarà giusto che cediamo lo scettro ad altri che saranno più bravi di noi. In sostanza lei dice dobbiamo trovare un nuovo... Dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di trovare un nuovo modello, modello di società. D'altra parte tutto il Novecento si è giocato su due modelli, appunto, da un lato l'Occidente e dall'altro l'Est sovietico, e all'interno dell'Occidente la cultura socialista e socialdemocratica e la cultura popolare, cristiano-sociale, ecco per usare un termine, cristiano-sociale e conservatrice dall'altro lato. Sono i due grandi modelli che sono venuti però in crisi. Cioè, sulla conservatrice... Mi ricordo che Berlinguer diceva che i comunisti erano conservatori e rivoluzionari, per cui non applichiamo le etichette. Certo, per grandi schematizzazioni, però lo sforzo di trovare nuovi modelli. Ma l'Occidente è in grado di trovare nuovi modelli, dice il professore sul Burkina, che è stato il tema grande discussione di quest'estate, prima di dare delle risposte ragioniamo. Io voglio citare quello che lei ha scritto, professor Panebianco, sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Sintetizzo velocissimamente che ci sono, lei dice che ci sono usi e costumi del mondo islamico che vanno proibiti, in generale, che vanno proibiti e basta. Però poi lei fa riferimento al burqa, alla poligamia, che sono... tipicamente il mondo islamico. Ci sono altri invece altri comportamenti che vanno permessi e rispettati, mentre invece altri vanno consentiti ma censurati se negano valori liberali, come il rispetto della dignità delle donne. E questo è il tema del Burkina. Sì, beh, più che il tema del Burkina, il Burkina serve a, il dibattito confusissimo che c'è stato su questa cosa, serve a dimostrare quanto sia complicato gestire una società multiculturale. Questo è in realtà il punto vero. Molto complicato, perché ti trovi di fronte a persone che hanno usi diversissimi dai tuoi, in alcuni casi, perché il burka, per esempio,
è incompatibile con noi, che non è vero che è islamico in generale, di una certa parte di un mondo. Perché il burka è incompatibile con noi? Perché per noi vale il principio della responsabilità individuale, significa che la mia faccia deve essere visibile, questo vuol dire. Se una cultura che dice no, quella persona deve portare il burka, sta dicendo che la responsabilità dei suoi atti non appartiene a lei, appartiene a qualcun altro. Cioè, questo, qui c'è poco da fare, qua si può dialogare quanto si vuole, ma qui si va di fronte a qualcosa di, in cui c'è una scelta da fare. Non puoi trovare un compromesso su una cosa del genere, se la responsabilità è individuale o collettiva. Su questo non c'è dialogo, secondo me. O se c'è rinunciando a un pezzo molto importante dei tuoi valori, cioè la responsabilità individuale, l'uguaglianza fra le persone, uomini o donne che siano, cioè devi metti sul tavolo quelli che dovrebbero essere valori non negoziabili, quindi non tutto può essere negoziato, ma credo che il professor De Michelis la pensi allo stesso modo. Mentre ci sono altre usanze che no, cioè il caso del burkina è molto semplice. Se è una libera scelta, benissimo, qual è il problema? No? Però perché sia una libera scelta vuol dire che c'è quella persona che lo usa e quell'altra che sceglie di non usarlo senza che la comunità la sanzioni. In questo caso non esiste il problema e anzi non dovrebbe essere minimamente proibito, anche perché gli stati non devono andare a stabilire come la gente si deve vestire. No? Ecco. Invece se non è una libera scelta, ma è un'imposizione della comunità, e allora c'è un problema. Quindi secondo me non va vietato, perché appunto gli stati non possono entrare nel merito del modo, ma diventa lecito disapprovarlo. Disapprovarlo in quanto non libera scelta, ma imposizione comunitaria. Ecco, questo era il senso del mio discorso. Ma fondamentalmente al di là di quello non è il tema del burkina, è il tema della complessità di gestire una società multiculturale. Io non stavo dicendo che gli arabi devono risolvere le cose e questo avrà. Io credo che quello che accadrà avrà dei riflessi, perché tutte le comunità immigrate mantengono legami strettissimi con il mondo di provenienza. In genere noi sappiamo dalle ricerche sulle immigrazioni che l'integrazione è naturalmente molto più facile se viene rotto il legame con la comunità di appartenenza, quale che essa sia. Se invece, come spesso accade, e adesso è molto più facile anche dal punto di vista, perché i mezzi di comunicazione lo rendono più semplice, anche molto meno costoso, mantenere il legame con la comunità di origine, è evidente che quello che accade là incide su di te che stai qua. Questo era il senso, e questo ha dei riflessi poi nel tuo rapporto con la comunità di accoglienza, in sostanza. Cioè se là intervengono radicalizzazioni, qui le radicalizzazioni vengono importate. Sostanzialmente dovrebbe valere un sistema di comunicazione anche il contrario. Se qui sì, si mettono in moto sistemi di convivenza e loro parlano con la comunità di origine, sì, diffondono semi di convivenza anche là. Quindi, certamente, certamente. Devo dire, questo non era per spiegare che la responsabilità dell'iniziativa europea, dell'iniziativa cristiana, occidentale, illuminista, chiamatela come volete, è importante, anche se è piccola. Ecco, è che lo sforzo di rivedere il patrimonio di cultura che noi consideravamo come un patrimonio acquisito in un mondo che ha subito qualche trauma al suo interno è ancora troppo fragile in Europa. Cioè noi continuiamo a ripeterci le ideologie ottocentesche come se fossero le chiavi di volta. Ecco, queste dobbiamo imparare a liberarcene, a dire. Poi dopodiché non do per scontato affatto che sia facile dialogare, e capisco che esistono alcuni punti non negoziabili, ma proprio pochi devono essere, perché se noi non negoziamo tanti, perché uno riguarda l'idea dello Stato, l'altro la libertà individuale, finirà che il che non vuol dire che
bisogna rinunciarci, ma bisogna rileggerli in una chiave che sia compatibile con una lettura altrui. Cioè io su questo credo che noi abbiamo fatto pochi sforzi culturalmente su questo. E siamo invece molto arroccati a difendere anche vecchie ideologie che hanno perduto dalle parti nostre e che ogni qualvolta uno le mette in discussione, ci inalberiamo come se fossero valori intangibili. Beh, io vedo anche una difficoltà in più a cui aveva accennato nell'introduzione, e la difficoltà in più è data dal fatto che, essendo l'Europa l'area più secolarizzata del mondo, cioè l'area in cui la religione ha perso più peso, nessun'altra area del mondo, né gli Stati Uniti, né l'America Latina, né l'Africa, l'area in cui la secolarizzazione ha pesato di più in assoluto, sia nella parte protestante che nella parte cattolica dell'Europa, è l'Europa. Questo crea un grosso problema nel trattare con l'altro, perché tu non capisci più qual è il peso della religione, no? Se tu hai perso qualunque rapporto con la religione, fai fatica a capire e a entrare in sintonia con uno che invece, per il quale invece la religione conta ancora. Questa, secondo me, è una difficoltà non da poco per l'Europa. Tant'è vero che l'Europa reagisce fronte a manifestazioni della religiosità altrui, negandola sostanzialmente. Ah sì, ma ci sono motivazioni economiche o non so che altro. Sociali. No? Sociali, la qualunque cosa, perché avendo perso per una ragione, per una serie di ragioni abbastanza complicate, ma comunque essendoci stata una fortissima secolarizzazione, una sostanziale quasi scomparsa del ruolo della religione, sia nella parte protestante che nella parte cattolica, non solo, no? Questo rende difficilissimo avere a che fare con un signore per il quale invece la religione continua a contare, pesa ancora, no? Perché diventa per te molto difficile decifrare i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti e così via, e probabilmente diventa difficile anche per lui decifrare i tuoi, visto che lui assume, tant'è vero che per esempio l'estremismo islamico parla di noi come cristiani, senza percepire che moltissimi europei cristiani non sono più, o comunque non si considerano tali, o comunque il cristianesimo non ha un ruolo nella loro vita quotidiana di nessun tipo. Ma loro, dato che per loro la religione è ancora importante, non riescono che a definirti in chiave religiosa, benché questa non sia più la chiave che serve a comprendere gli europei. E in questo io vedo una difficoltà in più, proprio di non sintonia tra due mondi che hanno dei punti di riferimento culturali ormai molto, molto divaricati. Quell'atteggiamento di timore e tremore verso il sacro. Ma secondo lei, professore, il pontificato di Papa Francesco può aiutare nel campo del dialogo? Poi la stessa domanda la faccio anche a lei, professore. Questa è una domanda a cui dare una risposta mi pare veramente difficile. Papa Francesco sembra uno di quei movimenti populisti del degrado della cultura politica tradizionale europea, un metodo latinoamericano di superare le contraddizioni della civiltà occidentale, e come tale faccio fatica a immaginare che sia la via del dialogo multiculturale, però non lo so questo, poi non mi pare che, cioè io credo che queste persone, Papa Francesco, Papa Ratzinger, siano persone che, avendo una bella comunità alle spalle, complessa, articolata, con gente colta e competente, difficile da tenere a bada, perché non ci sono più i campastori, non ci sono più i roghi dove bruciare gli eretici, quindi è complicato, li devi convincere. Quindi anche loro comunque dialogano, e questo
Devo dire che il punto nevralgico di queste cose qui è che sembra che Papa Francesco, se posso dire una cattiveria, gliene importi molto poco del dialogo dell'Europa. Gli interessa semmai, come dire, un dialogo interreligioso in cui noi illuministi possiamo stare a casa, ecco. Se gli danno le radici cristiane dell'Europa, lui concede le radici maomettane del Medio Oriente, ho l'impressione. Credo che sia più complesso, cioè una società multiculturale, multietnica, deve avere regole sofisticate, complesse, abitudini, e non credo che possa costruire catechismi in fretta. Quindi io non credo che sia facile stabilire questo è lecito, questo è illecito. Noi veniamo da una filosofia della politica, del diritto, della società, in cui ci piacerebbe sapere questo mi è lecito e questo è illecito. No, non è così, dipende dalle circostanze, l'abbiamo imparato a nostre spese, anche troppo, in una sorta di relativismo culturale largamente sviluppato, ma non sviluppato come strumento di dialogo, sviluppato come strumento di lassismo quotidiano. Ecco, io credo che sarebbe bene ritornare a dare una motivazione di natura politica, morale, culturale a dei comportamenti che sono stati lasciati crescere e diffondere senza nessun sostegno di questo genere. Che è un po' il tema, se volete, della corruzione. Non è che noi abbiamo detto che bisogna essere corrotti, che potrebbe anche essere una filosofia politica, ma abbiamo detto che la gente si fa corrompere, noi riaffermiamo i principi, ma poi non ce ne importa niente se questi non vengono rispettati. Ecco, questo non va bene, non fa fare salti in avanti alla vita comune, comunitaria. Sì, su Papa Francesco, Papa Francesco mi sembra la conseguenza di quello che dicevo prima. La secolarizzazione dell'Europa porta anche la Chiesa a ridefinire le proprie scelte, le proprie priorità e a scegliere altre aree di evangelizzazione e così via. Sembra anche a me, su Papa Francesco sono molto in sintonia con quello che ha detto il professore, credo anch'io che l'interesse per l'Europa sia molto basso e d'altra parte è comprensibile, ciascuno è ciò che la sua biografia dice, mentre ovviamente è molto forte il suo interesse per altre aree, quella latinoamericana per prima, e quindi non credo che la soluzione dei problemi europei passi da lì, ecco, passerà da appunto una capacità di lettura di situazioni però molto complicate e faticose, perché la democrazia ha questa caratteristica che poi richiede che vengano proposte al pubblico delle soluzioni relativamente semplici, no? E bisogna proporre soluzioni relativamente semplici per problemi complicatissimi. Perché mettere in piedi o gestire bene una società multiculturale è una cosa complicatissima, perché hai continuamente a che fare con scelte, no? Questo è, sì, è vero che i principi non negoziabili sono pochi, ma basta dire la libertà individuale da sola e questo apre, non parlo di questo caso dell'Islam, parlo di qualunque altra cultura, può aprire dei grandi terreni di scontro. Perché se io dico questo è il punto al di là del quale io non vado, su una serie di terreni il mondo extra-occidentale ha fatto altre scelte filosofiche e le tendenze culturali sono legittimamente, ovviamente, il mondo è vario, è variopinto. E a questo punto però nel momento in cui entra in contatto con un'Europa che ha inseguito il mito della libertà, come, e ne ha fatto un elemento cruciale della propria identità,
Lì si intervengono rischi di conflitto, tensioni, quindi sì, negoziare, ma è complicato. È complicato per giunta in democrazie in cui poi devi andare a presentare al pubblico delle soluzioni relativamente semplici, se no il pubblico non ti segue. Non perché, attenzione, le persone sono intelligenti e competenti, ma normalmente lo sono nel proprio lavoro, nella propria attività privata, eccetera. Dedicano alla politica scarsa attenzione, no? Spesso molti sono anche molto poco competenti di politica. Quindi se arrivi a presentargli soluzioni semplici non ti seguono e vanno a seguire quel demagogo che dice no, in un modo, in una direzione o nell'altra, vanno a seguire i terribili semplificatori, quelli che trovano la soluzione semplice per tutto. E quindi la democrazia di per sé complica la situazione, perché in un'età predemocratica, l'età di Lepanto sostanzialmente, erano pochi i protagonisti e quindi si poteva benissimo, ma adesso, prima di andare dai turchi, devi giustificare davanti alla tua opinione pubblica, i giornali, i social networks, eccetera, che cosa stai facendo e perché. E quindi diventa molto più complicato farlo. Quindi niente, in conclusione confermo che secondo me la soluzione non passa per questo pontificato. Ecco. Però viene da dire proprio della democrazia che anche su questo non possiamo sederci sugli allori di essere democratici e che quindi abbiamo risolto i problemi. La democrazia tra un po' è una causa dei problemi più che la soluzione. Ecco, quindi anche qui rimettersi a capire cosa vuol dire uno Stato democratico, quali sono, nel senso che voglio dire, alcuni modelli che abbiamo cercato di imporre, di divulgare, si sono rivelati non solo poco efficienti, ma anche poco democratici o poco rispondenti alle esigenze di una democrazia vera. Quindi io credo che noi abbiamo una grandissima opportunità, detto così proprio in chiusura, dobbiamo rifondare molti dei principi della nostra vita collettiva. Siamone fieri, siamone contenti, non dobbiamo più andare come le pecore al macello dietro il pastore, ma possiamo sederci attorno a un tavolo e confrontarci. D'altra parte abbiamo costruito mitologie, secondo me pericolosissime, sugli stati multietnici, subspecie Mitteleuropa. Ecco, la Mitteleuropa non era uno stato multietnico, non era uno stato democratico, era una folla di cui qualcuno si è innamorato e dopodiché sarà bene disinnamorarsene in fretta. Ecco. Gli stati multietnici e gli stati multiculturali sono un'altra cosa. Non credo che siano Vienna anni 10. Ecco. Ma siamo schiavi però di troppi bellissimi romanzi di quell'epoca, perciò. Lei che ha trascorso una vita sui libri, studiandoli, selezionandoli, editandoli, pubblicandoli, come vive adesso questo rapporto invece con il web, che è un altro degli elementi che irrompe nella nostra vita democratica? Io sono vecchio, avevo cominciato scrivendo le lettere d'amore. Poi, soprattutto quando le fidanzate stavano in un'altra città, perché sennò con gli interurbani si entrava in conflitto familiare. Poi con il telefono me ne sono, e anche con il web mi sto adattando. Sono opportunità in più, il problema è non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Poi l'acqua sporca buttiamola via. Certo. Lei stesso più volte ha scritto dell'influenza del web nel dibattito pubblico. Beh sì, l'influenza, che può anche essere positiva naturalmente, c'è un aspetto positivo, cioè la grande diffusione di informazioni, che ha una conseguenza per esempio nel fatto che molti più gruppi adesso dispongono di risorse culturali, risorse informative per criticare chi sta al governo. Questo è un aspetto positivo che ha anche una faccia negativa però, cioè mette continuamente sotto pressione i governi,
troppo sotto pressione, nel senso che un governo in una democrazia deve avere un po' di tempo per dimostrare che quello che sta facendo ha degli esiti positivi, no? Qualche tempo fa io mi trovavo a discutere con dei giovani deputati di un partito, non importa quale, e a un certo punto il pubblico però non era giovanissimo presente, e a un certo punto io ho detto: secondo me uno dei guai del Parlamento, ma non del Parlamento italiano, di tutti i parlamenti, è che voi entrate in contatto con i social network, buttate lì una proposta e chiedete la risposta. Ora, chiedete la risposta a chi? A persone normalmente disinformate e che per giunta non lavorano, perché quelli che lavorano non stanno lì attaccati. Qual è il risultato? Il risultato è che il Parlamento lavora molto peggio, no? Perché una proposta ha bisogno di tempi, bisogna discuterla, bisogna parlarne, bisogna che molti esperti dicano la loro, in modo che tutti vedano i vari risvolti della questione. Cioè, non è possibile che lancio una proposta e la brucio due minuti dopo sul web perché 30 matti fissati che stanno sempre lì attaccati dicono sì, no e così via, no? E ricordo che venni applaudito da tutto il pubblico con grande convinzione. Quindi c'è un aspetto positivo, cioè si diffonde l'informazione e così via, ma c'è anche un aspetto assolutamente negativo, cioè bisogna discernere, bisogna tarare, cioè bisogna soprattutto impedire che minoranze estreme condizionino eccessivamente la politica, perché il web può consentire a minoranze estreme di fare questo. E naturalmente per quanto riguarda il terrorismo islamico abbiamo visto che il web è uno dei canali principali di reclutamento. Certo, foreign fighters. Sì, il web su questo però io il web è un canale di reclutamento per forza, perché è uno strumento a costi bassi e consente rapporti quasi istantanei. Benissimo. Però non sottovalutiamo mai il fatto che è molto difficile che le persone assumano, non parlo del terrorismo islamico, parlo in generale, assumono un atteggiamento o un altro solo passando attraverso il web, perché non è vero. Poi alla fine c'è sempre il rapporto faccia a faccia con quello là che conta, che pesa. Tant'è vero che molti terroristi islamici dov'è che si radicalizzano? In carcere, cioè non sul web, in carcere, cioè nel rapporto con altri detenuti. Questo perché? Perché sì, certo, c'è anche il rapporto, come dire, totalmente autistico di chi sta attaccato alla macchina e vede solo quella, però in generale non è così. In generale quello che ha un rapporto che passa attraverso il web poi si confronta con il coetaneo o l'amico o il collega di lavoro e in qualche modo l'opinione emerge anche lì. Cioè, attenzione anche a non pensare che il web abbia una potenza tale da distruggere quella comunicazione che passa, come che è sempre passata attraverso il rapporto faccia sociale. A faccia e il rapporto sociale tra le persone. Rispettiamo il pubblico, chiudiamo qui. Grazie a tutti quanti voi.